prego. Esci, 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 esci. Esci, 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 esci. Vi vorrei far vedere la mia faccia dopo 7 ore di guida in Iran. Dov'è la Mongolia? Mongolia! Piccola mia, arrivo! Ciao vecchio mio! Come stai? Vado, non lo so da dove vado, da qualche parte. Italia! Italia! Rainy days don't seem so wet. Cosa mi augurate per questo viaggio? Un bel viaggio. Perché la mamma deve stare tranquilla. Sono insieme al marrettone che mi ha insegnato a dire. Non lo posso mettere questo. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Ciao, piacere Federico. Cosa mi ha spinto a fare questo viaggio? Ma essere sincero, non lo so. Cioè, il discorso della passione della moto è nata molto tardi, perché io non sono mai stato un gran motociclista, o perlomeno quando ero ragazzino non ho neanche voluto la moto dai miei genitori. Poi, non so perché, da un momento all'altro ho detto dai, prendo una moto, e da lì è nato tutto il discorso di viaggio per scoprire, viaggio per conoscere, viaggio per piacere. E quindi, non lo so, è stata anche una cosa un po' graduale, è stata una cosa a step. Partendo da piccoli viaggi, pian pianino sognavo questo est lontano, dicevo, ma arrivare fino in Mongolia, ma come si fa? Niente, ho detto, sai che quasi quasi si può fare. Una cosa che mi premeva tanto durante questo viaggio era non solo scoprire posti nuovi, conoscere gente nuova, capire lati o approfondire lati del mio carattere che non conoscevo, era anche fare qualcosa di buono e farlo tramite la pallavolo, perché la pallavolo è stata praticamente la mia vita da quando ho 13 anni, ecco. E io pensavo di saper fare solo questo nella vita. E quindi il fatto di poter dare una mano grazie a questa organizzazione del Skip the Pole Flying è stata una cosa che ha dato un senso in più a questo viaggio. Prima di partire, giustamente sapevo che era un viaggio abbastanza impegnativo anche per la moto, no? E quindi avevo fatto alcune modifiche giusto per stare più sicuro, ecco. Siamo usciti dal deserto, la moto c'è ancora, tutti i bulloni. Brava piccola. Sapevo che sarei caduto tante volte, quindi ho tolto le barre originali, ho messe quelle dell'Outback Motortech, perché insomma proteggono meglio tutta la moto. I paramani, ho cambiato i cerchi perché più di qualche volta ho preso delle gran botte tra dossi, buche, pietre. Comunque sono sicuro che appena mia madre vedrà questo video non sarà tanto contenta. Mi raccomando Federico, non fare strade di trazzera, mi raccomando. Scusa mami.
Quando ho iniziato a parlare del viaggio, giustamente c'erano persone che mi spronavano, più che altro forse motociclisti, ecco, che forse volevano fare il viaggio ma non hanno mai avuto le possibilità. I miei genitori invece sono stati un po' meno felici, no? Soprattutto Grazia, mamma Grazia. Ha detto che hanno aperto la frontiera Georgia-Russia. Mm. Che fa? In caso passo da lì. Quanto è lunghe? Un po', saranno 2000 km in più. Perché devo tornare 2000 indietro. 2000 km in più? Sì. Ma che cazzo c'è in questa Mongolia? No, allora, i miei genitori sono sempre stati... hanno sempre, come dire, assecondato le mie volontà, discorso studi, discorso pallavolo. Quando ho detto a Grazia di questo viaggio, diciamo che non era proprio tanto entusiasta. Cioè, lei già pensava che in Turchia non sarei neanche arrivato perché lì non sono persone civili, non hanno democrazia. Raga, siamo un matrimonio in Turchia. Visto che avevo parlato di questo viaggio a dei miei carissimi amici, gli ho proposto di fare un po' di strada insieme, quindi attraversare Grecia e Turchia. Per questo ci siamo dati appuntamento a Modena, da Valentina, alla Play Store, in modo tale da creare anche un ambiente di scappati di casa, ecco, mettiamola così. Cosa mi auguri? Il meglio, ovviamente, lo youtuber più figo che c'è. Senza, io voglio essere il primo hater di Marco, cazzo. E no, mi ha fatto veramente tanto piacere intanto avere tutte quelle persone lì allo store che, insomma, che mi seguivano, che erano interessate al viaggio, che mi hanno augurato in bocca al lupo. Poi condividere anche la Grecia come meteora, come il Monte Olimpo, come Istanbul, come il Lago Salato. Insomma, sono posti che oggettivamente avevo già fatto, ma che averli fatti con loro, insomma, questa condivisione con loro mi ha fatti apprezzare ancora di più. Grazie, grazie! Ma lo stiamo facendo davvero! Andiamo, Giustino! Andiamo! La parte più faticosa del viaggio! Li conosco già da Alessio già da un paio d'anni, Giustino e Andrea dall'anno scorso, pure loro mi seguivano. Erano, secondo me, anche un po' stupiti che abbia avuto il piacere di averli con me in questo inizio di viaggio. Però no, sono stati benissimi insieme. Anche lì avevamo pianificato poco. Per Giustino, per esempio, era il primo viaggio fuori dall'Italia e sembrava veramente un bambino in un parco giochi. Seconda sosta per mettere la tutina, che neanche sa qual è la... il davanti e dietro. Guarda che facce felici che ci sono qua! Giustino forse un po' meno. Sfuggiamo di gioia. Cioè. Giustino, non ti senti un po' nel bosco di Ficuzza qua? Guarda già. In Turchia eravamo in un villaggio, stavamo facendo la spesa perché ci volevamo accampare, volevamo montare le tende, sai, fa figo vicino al Lago Salato. Se non che inizia a sentire della musica. Sì, dove andiamo? Andiamo al matrimonio, ci sposiamo. In che senso il matrimonio? Non hai capito, Giustino praticamente si è lasciato con Maria Giovanna. No. E adesso c'è con moglie. Burdan, asfalt. Asfalt? Ieri chilo. Questo non l'ho capito. Andrea, questo si vuole imboccare al matrimonio. Secondo me dormiamo in mezzo alla strada. Ma non andiamo a dormire a casa di qualcuno.
ci hanno accolti come dire benvenuti, venite, fate, come se fosse casa vostra, ci hanno offerto da mangiare, ci siamo messi a ballare con loro. So, where we are here? Where we are? In Turkish. In Turkish? biz şu an Ankara'nın Şevkuçsar bölgesindeyiz. Burada bir Nogay düğünü var. Tatar düğünü var. Bu arkadaşlarımız burada kamp yapmaya gelmişler ve müzik sesini duyduktan sonra bize denk geldiler. Biz de onlara elimizden geldiği şekilde güzelce karşılamaya çalışıyoruz. Best of. Sapete praticamente cosa succede? Che durante la festa, arrivato a un certo punto, stoppano tutto perché c'è la preghiera e quindi non si balla più, non si festeggia più. Che dire, esperienza incredibile. L'ho sempre sognata di fare in un viaggio e sono soprattutto molto contento di averla fatta con i ragazzi. Allora, lasciare i ragazzi è stato strano. Dopo che passi, non so, 12 giorni di viaggio con loro, il momento dei saluti è stato particolare. Perché c'erano emozioni contrastanti. Da un lato, giustamente, mi ero trovato talmente bene con loro che volevo mi seguissero in questa mia follia. Dall'altro lato, non lo so, avevo voglia di stare da solo, di viaggiare da solo, di conoscere posti in completa pace con me stesso. E quindi anche dall'altro lato dicevo, ok, è finita la vacanza, parte il vero viaggio. This clash is all of our ideals, asking answers to those who have no will. I think it's better to pray. Long way. Si dice solitario ma mai solo. Ho avuto la fortuna di conoscere tanta gente. E mi ricordo situazioni come appena ho lasciato i ragazzi in Turchia, stavo facendo strada verso l'Iran, c'era un signore che chiedeva passaggio. This food here. Yeah. Mi ha portato a casa sua. Mi ha presentato la famiglia, mi ha offerto del latte. Una volta entrato in Iran, avevo capito che le cose erano cambiate. I'm going to Iran. Camera open? Yeah. Okay.
già le scritte, non capivo più niente. Mi ha colpito tanto le persone avevano, non so, un qualcosa che non avevo visto da nessun'altra parte. Mi fermavo a rifornimento, volevano pagarmi la benzina. I paesi, ovviamente, le città, ho attraversato le città più grandi come Teheran, Isfahan e Shiraz. A Shiraz, quando sono stato ospitato da questa famiglia iraniana. Cioè, è una cosa che non avevo mai, cioè, anche prima di partire, non avevo mai immaginato, perché entrare proprio dentro una casa di sconosciuti, praticamente mi hanno ospitato, mi ha dato da mangiare, non mi hanno fatto pagare niente tutte le visite che abbiamo fatto, e poi quando sono andato via mi hanno benedetto col Corano. Invece lì mi hanno veramente trattato come un figlio. Poi c'è stata un'altra situazione dove non mi sono mai sentito solo quando ero a Persepolis. Una famiglia composta di sole donne mi ha ospitato a casa. Allora ragazzi, ero arrivato a Persepolis. Stavo per dormire lì dove c'era un parcheggio. C'era un po' di casino, gente più o meno raccomandabile. Si è avvicinata questa donna, è l'unica che parlava inglese, mi ha portato a casa sua. Adesso ve la presento. She is Dream. Hi. So. Ciao. 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 You can Ciao. Say. Italian. You... People Italian. Yeah. Federico. You should say. Federico. 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 Everyone. Federico. One, two, three. Federico. Yeah. Vi stanno preparando il letto per la notte. La cosa che mi ha fatto, insomma, fatto rimanere un po' così è che l'indomani mattina alle 8 il vicino ha bussato e ha detto: questo è uno straniero, voi siete quattro donne sole in casa, lui deve andare via. Buongiorno ragazzi, allora ho lasciato Marbast. Come se fossimo fuggiti da casa loro stamattina, perché avevano paura, non so, che chiamassero qualcuno, non ho capito bene. Nel frattempo ho incontrato i ragazzi della pallavolo, quindi alle 18 appuntamento della pallavolo, insomma. Marrettone non si ferma mai. E adesso stiamo andando comunque, boh, ho detto, in un posto alla natura, mi vuole forse pure tagliare i capelli. Sono molto triste, ho salutato le ragazze, le ho abbracciate. Ho detto, ma non è un problema, no. Si vede che qua soprattutto le donne sono stanche di questo regime. Comunque adesso sono con Eshan, un altro tipo, e stiamo andando in palestra. Ragazzi, siamo a Shiraz e mi hanno organizzato un allenamento con, non so, una squadra. Io, se sincero, volevo più che altro dare consigli ai ragazzi, ma qua mi fanno allenare. Oltretutto sono con le scarpe da trekking. Questo devo dire, anche se sono stanco morto. Se sto facendo tutto questo, se sto conoscendo tutte queste persone, e grazie, e soprattutto merito sempre e solo della pallavolo. La pallavolo mi ha dato tanto, è stata la mia vita, e volevo che in qualche modo quello che ho appreso io dalla pallavolo e che mi ha fatto diventare l'uomo che sono io adesso potesse in qualche modo aiutare anche le persone lungo il viaggio. Per questo ho fatto questa raccolta fondi, ed il fatto di rapportarmi con i ragazzi, con i giovani pallavolisti di tutto il mondo, non lo so, mi ha fatto anche in qualche modo rivivere tutte le emozioni che ho vissuto proprio con la pallavolo.
a Teheran giustamente dovevo anche controllare, sistemare un paio di robe per quanto riguarda un visto. Muhammad mi sta dando una mano, mi è venuto a prendere l'altro giorno in hotel e sta provando anche lui a darmi una mano per ottenere questa lettera di invito del Turkmenistan. È difficile, però mi sta dietro, tanto carino. Avevo visto persino Alessandra Campedelli, che era diventata allenatrice della nazionale femminile iraniana. Hai visto, già mi ha dato la... Ah, ecco, bravo, per farmi entrare... Per far entrare Federico a fare un allenamento con la mia squadra, abbiamo smosso tutto il Ministero dello Sport. Stavo preparando con le ragazze sorde questa nuova Olimpiade, che poi hanno raggiunto un altro argento, quando è arrivata questa proposta. Ci ho pensato... 2 giorni e poi sono partita a dicembre per venire a vedere com'era la situazione. Diciamo che rispetto a come mi avevano presentato la situazione della donna qui quando sono venuta a dicembre, la situazione è abbastanza diversa. E anche rispetto a come mi avevano presentato la situazione della donna nello sport a dicembre, la situazione è abbastanza diversa. Come se ci fosse la possibilità oggettiva di un cambiamento repentino, come se tutto fosse pronto per questo cambiamento. Io dovessi un po' dare una mano a cambiare. In realtà non è così, in realtà c'è... Qui c'è una difficoltà estrema a muoversi con i visti per le ragazze. Per poter andare in Canada, le ragazze e ottenere il visto per andare in Canada hanno bisogno di avere 5 visti dell'Unione Europea prima. Quindi se una non è stata per 5 volte nell'Unione Europea non può andare in Canada. Infatti non partiamo per il Canada. Non siamo partite per l'Italia perché non avendo avuto la possibilità di giocare delle amichevoli con la nazionale italiana, non è stato possibile avere i visti, quindi senza visti non si parte. Abbiamo saputo che saremmo partite per la Serbia la sera prima, perché fino al pomeriggio stesso noi non avevamo i visti per partire. Come ho detto all'inizio, fortunatamente fisicamente ero abbastanza preparato a questo viaggio, discorso pallavolo, allenamenti e tutto. La cosa che avevo trascurato erano le tante ore in moto e la tipologia di strada che facevo, perché c'erano giorni che non vedevo l'asfalto neanche per come miraggio, e il caldo. Il caldo, soprattutto in Iran, è stato inspiegabile, perché praticamente c'erano picchi di 48 gradi e dovevo persino tenere la visiera abbassata perché facevo fatica a respirare. Per fare 100 km, troppo tempo, perché ogni 20 minuti mi devo fermare, perché non riesco neanche a respirare in moto. L'aria è talmente calda, ci sono 44 gradi. Uno dei momenti più difficili del viaggio è stato quando ho bruciato lo statore in Iran. Avevo già fatto più di 20 giorni in Iran e volevo uscire perché ne ero veramente esausta. Cos'è successo? Che praticamente il TFT della moto mi dava il colore della batteria giallo. Io ho detto giallo, ma solitamente è verde, non è che si è scaricata. Allora mi fermo fortunatamente in un paese, in un villaggio, mi fermo davanti a un elettrauto, chiedo una batteria, ovviamente non l'avevano. Quando torno per accendere la moto non si accendeva più. Ragazzi, come immaginavo, mi si è scaricata la batteria della moto. Adesso mi sono fermato qua, meno male che non l'ho spenta prima, perché mi dava l'allarme batteria scarica. Adesso vediamo se riescono a darmi una mano.
Ragazzi, stiamo andando a prendere una batteria nuova a Chalus, con la speranza che sia la misura giusta. Allora, il problema qual è? La comunicazione, che non si capisce un cazzo. Devi utilizzare Google Traduttore ogni volta. Allora, io li vorrei ammazzare tutti, perché praticamente non sanno mettere le mani sulla moto e comunicare con loro è il delirio, però sono fantastici. Cioè, mi hanno accompagnato tipo a 40 minuti in un'altra città, vediamo se riusciamo a recuperare la batteria. Li vorrei ammazzare, ma al contempo li amo. Compriamo una batteria, perché giustamente l'unica cosa che potevo fare era tornare a Teheran, e perché avrei trovato soltanto lì un pezzo di ricambio o comunque qualcuno mi potesse aiutare a sistemare la moto. Torno a Teheran, mi aiutano questi ragazzi, smontiamo la moto anche lì, cioè quando hanno aperto la moto era come se avessero smontato una parte del mio corpo. Eccolo qua il problema. Abbiamo trovato il problema, lo statore è partito, è bruciato. Per puro caso ho trovato questi ragazzi, che tutti avevano proprio un negozio di moto a Teheran, che mi hanno dato una mano per praticamente 3 giorni, sono stati con me perché dovevano sistemare lo statore. Il problema qual era? Che giustamente lo statore, il pezzo di ricambio della mia moto non c'era, e quindi siamo andati al bazar delle moto e tutto. Cioè, pensare che il mio viaggio è affidato a queste persone gli è male. E grazie a un vecchietto del bazar non abbiamo comprato lo statore nuovo, ma rifatto i filamenti di rame dello statore. E quindi grazie a questi ragazzi il mio viaggio è potuto continuare. Come da mia indole, io non programmavo nulla. Praticamente la mattina mi svegliavo e capivo sulla mappa dove mi trovavo e mi facevo una mezza idea di dove sarei potuto arrivare la sera. Federichino, perché vuoi fare fuori strada pure in Iran? Me lo spieghi? Maranjab Desert e Salt Lake, 40 chilometri. Non avevo un chilometraggio definito, c'erano giorni che potevo fare 100 chilometri, giorni che potevo fare 500. Ma sapete qual è la cosa bella? Che io sto continuando questa strada, ma ovviamente neanche Google Maps me la dà, quindi cioè, può anche darsi che io stia continuando così e poi debba tornare indietro, perché non si punta da nessuna parte. Cioè, devo soltanto stare attento a proprio non fermarmi, perché sprofondo, quindi più piano vado, paradossalmente peggio è. Però spero soltanto che porti da qualche parte. Dipendeva anche, dovevo controllare, non lo so, se poi c'erano degli hotel, se c'era una città che, come dire, mi potesse ospitare in qualche modo, o se c'era un bel posto dove poter montare la tenda. Turkmenistan chiuso, Azerbaigian chiuso, l'unica via era la Georgia. Ragazzi, siamo in Georgia finalmente. Tutti i motociclisti interessati a arrivare, come che volevano arrivare in Asia centrale,
L'unica via era la Georgia. Programmi non lo so, vediamo come va il tempo, perché non pensavo fa veramente freddo. Io sono con completo traforato e oggi mi sono messo l'antipioggia perché avevo freddo. E nonostante l'antipioggia avevo comunque freddo ovunque. Quindi vediamo un po' che tempo fa domani. Tecnicamente, allora, il discorso è questo. Devo andare a Tbilisi per fare cambio gomme, tagliando qualcosa. Benvenuti a Tbilisi, capitale della Georgia. Ho un paio di giorni a star qua perché devo sistemare un po' la moto. E siamo qui a Tbilisi, l'unica concessionaria KTM nell'Interland nel mondo. E stiamo facendo il tagliando. Tecnicamente si dovrebbe fare a 15.000, io ne ho fatti 9.000, ma visto i precedenti ho preferito farlo adesso. E perché oltretutto quando ero in Iran non avevano l'olio 10.50 e quindi abbiamo messo il 10.40. Ragazzi, c'era il filtro olio che era in condizioni pietose. Welcome to Georgia! Mamma mia, guardate che ghiacciaio che ce l'ha! No, ma una dronata lì la devo fare assolutamente. Praticamente si dividono i compiti. Lei monta la tenda, lui è l'uomo del fuoco. Abbiamo trovato questo posto in mezzo alla foresta. Onion. Ah, buon appetito! Buongiorno, principesse! Solo che adesso ci separiamo perché loro per arrivare a Martvili fanno strada, mentre io e l'olandese volante facciamo un passo di montagna. Posso assicurare che questa non è acqua. Ma non so se sono sempre stato così avventuriero. Sta di fatto che con lo sport che facevo, la vita che facevo, la pallavolo e tutto, non sono mai riuscito a far emergere il lato selvaggio che mi appartiene. C'è stato un momento quando ci siamo lasciati, ci siamo divisi, che proprio sono caduto in una solitudine che veramente mi ha devastato. Domani ci aspetta un'altra bella giornata, dobbiamo arrivare a Mestia e poi forse ci separiamo. Quindi sono bravi ragazzi, veramente bravi ragazzi. Stamattina è partita un po' strana la mattinata. Sarà che gli ultimi 3 giorni l'ho passato in compagnia e quindi comunque mi addormentavo in compagnia, mi svegliavo con qualcuno che mi preparava la colazione e tutto. Dopo aver fatto colazione, sistemato tutto, concimato il terreno,
La moto è carica. Qui c'è tutta la roba che ho utilizzato, ho anche pulito qualcosina che c'era qua. Beh, non ci crederete, ma dormo in una capanna. Guardate qui. La capanna sull'albero di Nico. Qua la sedia psichiatrica. E questa è la mia camera. Un amore, no? Aggiornamento moto, stamattina mi dava batteria a 12,4 quando l'accendevo, poi arrivava a 14, quindi adesso devo chiedere il perché. E altra cosa, come immaginavo, mi sa che la guarnizione del carter è da cambiare. Perde non proprio vistosamente, ma si vede che c'è comunque qualche filtrazione d'olio. E non si deve aspettare Maurizio e Giovanni prima di entrare in Russia. Intanto arriva a Tbilisi, non faccio minchiate strane, almeno sono in città e sto più sereno. Come immaginavo, ho dato una sbirciatina dentro e praticamente stavo smontando mezza moto. Ho detto non c'è bisogno, l'ho già fatto, fatemi stare qua. No, ma le nostre politiche, ho detto ci sta, però fidatevi, non c'è bisogno di smontare tutta la moto. C'è soltanto, ci sono i due serbatoi, destra e sinistra, dovete smontare soltanto quello di sinistra per togliere il carter. Stavamo smontando mezza moto, ho detto oh mio Dio, tutte le barre anche dall'altro lato, ho detto ragazzi per favore. Federico, dato. Ho qualche guai me tecnici, non da sciaghi di Venezia. Secondo me è un'oretta e abbiamo finito. No, 6 ore no, dai, 11, sono le qua, 5 ore. Mi hanno fatto incazzare tantissimo perché secondo me se gli avessi dato una mano, quest'ora sarei già a confine con la Russia. E avevo conosciuto altri 3 motoviaggiatori e uno di questi era, come si chiamava? Maurizio. E con Maurizio siamo stati i primi italiani a passare il confine russo. Abbiamo fatto tipo da cavia, da esperimenti. Allora ragazzi, che dirvi? Ore 6 del mattino, Stepaminda qua, questo paesino al confine con la Russia. Ho dormito insieme a Maurizio e Giovanni, non proprio insieme, anzi sì, proprio insieme, perché hanno letto matrimoniale, un altro letto, ma praticamente attaccati, la sinfonia di numero 9 di Beethoven. Ah, ma che sei impazzito! Ci accingiamo a passare confine, o perlomeno ci proviamo, perché siamo gli unici con questo permesso speciale dell'FSB, anche se oggi tecnicamente le frontiere dovrebbero essere aperte. Ammettilo che non ci speravi, che mi sarei svegliato alle 6 del mattino. Stiamo facendo il primo check georgiano, adesso qualche chilometro, un po' di gallerie brutte e continuiamo
sperando di entrare. No dai ragazzi, improponibile. Fermo qua da 10 minuti in questa galleria. Macchine, camion, una puzza che si muore. Mauri, come ti senti? Mi sento che sono in attesa, speriamo di entrare e vediamo. Ma soprattutto che non ci hanno le dita. Ah, ma tutte, anche quelle dei piedi, perché qua non si sa mai niente. O si entra oggi o non si entra più. Mamma mia. Forse ci siamo, l'ultimo checkpoint, ti prego. Disperata, Federico non torna più. Ogni volta che passavo un confine era la persona più felice di questo mondo, perché ho detto finalmente anche questo ce siamo tolti dalle palle. Ragazzi, ma dove siamo finiti? Allora, una volta passato il confine stavamo fermando a Vladivostok qualcosa e invece siamo qui a Magan. E Osman, che è un arleista, ci ha accolti. Adesso ci sta facendo fare il giro della città. Allora, questa è la nostra guest house, comunque dove stiamo a Maras. Sono qua in camera con Maurizio e siamo stati i primi a passare la frontiera dopo il Covid, senza avere parenti, coniugi in Russia. Sabato 16 luglio. Maras, Russia. Il marrettone si è svegliato 10 minuti fa, ha dormito poco. Faccio colazione, ci prepariamo e ci portano, non ho capito dove. Amici, scusate gli occhi cacati. Allora, condizioni pietose stamattina. Come ho detto precedentemente, i Kamchatka Raid sono andati via. Fate tanta buona strada. Maurizio, ci si rivede da qualche parte. Quanto sei contento adesso? Ma guarda, no, devo essere sincero, mi dispiace. È tutto bello vivere con te. Questo è un cazzo di attore, Maurizio. Meno male che sì. Una volta passato il confine Russia-Kazakistan, disastro. La prima parte di Kazakistan praticamente non c'erano strade, o perlomeno c'era una strada, ma quello che ho capito è 20 anni che la stanno sistemando, non l'hanno mai sistemata. Io e la cappona siamo in Kazakistan, ma chi l'avrebbe mai detto? Ecco, il Kazakistan è stato uno di quei paesi da un lato noioso, perché comunque era questa pianura infinita, dall'altro lato abbastanza impegnativo, perché comunque non vedevi l'ora di finirlo, di attraversarlo, di dire ok, finalmente è finito. D'altro canto però dovevi stare molto attento, perché era pieno di buche. Buchi sono tappati con la sabbia. Cioè, praticamente tu prendevi velocità, dici finalmente un pezzo di asfalto decente, ma poi ti trovavi crateri formati dai camion che passavano, la polvere che si alzava, pietre in giro, sabbia. Ecco, quello è stato abbastanza complicato. Ho trovato il posto, non è che era tanto difficile. Sta registrando?
Sì, mi servirebbe, sapete cosa? Sapete quegli ombrelloni da mare che metto qui sulla borsa posteriore? Un altro paese, come dire, che ha messo a dura prova la mia guida è stato il Tagikistan. Per attraversarlo sono circa 1500 chilometri, di cui almeno 1200 solo sterrato. Al di là che poi c'era il discorso altitudini, quindi passavi dai 2000 ai 4500. Forse sto accusando un po' l'altitudine. Sapevo che sarebbe stato un viaggio difficile, che mi avrebbe messo alla prova e tutto. Ma ci sono stati certi momenti in cui ho detto: Federico, ma chi cazzo te l'ha fatto fare arrivare fin qua? Questa è la situazione. Credo che la giornata di oggi sia valsa 15.000 chilometri di tutto. Di statore bruciato, di amicizie, di bestemmie. Ragazzi, buongiorno. Guardate chi mi è venuto a svegliare questa mattina. E niente, stavo sistemando, stavo impacchettando le cose e è venuto qui Lea dal Giappone. Directly from Japan. Yeah. Sta facendo il giro del secondo giro del Tagikistan e mi ha chiesto informazioni per quanto riguarda la strada. In Tagikistan, quei 1500 km del Tagikistan, ovviamente era tutto tracciato, però c'era una roba che ho scoperto riguardo ai guadi. Praticamente i guadi, se tu li fai in una determinata ora, l'acqua ha una determinata altezza. Se li fai la mattina presto o la sera, il livello dell'acqua è molto più bassa. Tant'è vero che quando ero lungo la Pamir Highway, un ragazzino mi ha detto non ti conviene andare adesso perché è crollato un ponte e quindi hanno costruito una strada, ma devi fare un guado. E ovviamente io l'ho fatta quando il livello era abbastanza alto. Il fatto di dover rifare 1500 chilometri del Tagikistan, per quanto bello potesse essere, ma era veramente pesantissimo perché non c'erano strade, sabbia, camion che alzavano polvere, sabbia, era veramente difficile. Adesso sapete qual è la cosa bella? Che sono tipo a un quarto d'ora al confine con il Kirghizistan e sicuramente sarà chiuso. O meglio, da quello che mi hanno detto tutti, io divento un cane. Sono stanco di fare strada sapendo che poi devo tornare indietro. L'ho dovuto rifare indietro perché il confine fra Tagikistan e Kirghizistan era chiuso. A chi possono succedere queste cose? Al marrettone. Praticamente avevo fatto una strada difficilissima per arrivare su, in cima a una montagna, piuttosto che non dormire in mezzo alla strada. Dopo essere arrivato in cima, dicono no, devi dormire a casa nostra. Il più grande rimpianto di questo viaggio è non spiccicare una parola in russo. È un vero peccato. Comunque, domani vi racconto meglio. Ragazzi, buongiorno. Il marrettone che vi parla. Mi è tornato un po' di torcicolo, secondo me, tutte le volte che sto cambiando letto, cuscino e tutto. Yasmin! Adesso stiamo facendo colazione. Meno male ci sono le stesse cose di ieri.
e latte caldo. La cosa che mi dispiace di più, lo sapete qual è? Oltre avevo detto il fatto che non sappia parlare il russo, che non ci sia un cameraman con me, perché veramente ci sono state delle scene ieri, anche stamattina, incredibili. Cosa ridi tu? Cosa ridi? Io che sono delicato per quanto riguarda aglio e cipolla, lì praticamente anche sul gelato mettevano aglio e cipolla. Sono proprio sbudellato. Sono fermato a Rouchon perché è 24 ore che non mangio. Ovviamente mi hanno fatto la carne e le patatine piene di cipolla. Io non mangio né cipolla né aglio, ma mi sa che me la mangerò. E devo arrivare a Korog e fra un po' diluvia. Ottimo. Il marrettone è distrutto. No, mi sento un po' ammaccato. Sono a Kaleikul, sto facendo quasi la stessa strada per tornare verso Dushanbe e poi entrare in Uzbekistan e per poi entrare in Kirghizistan. Per il mio compleanno mi trovavo in Kirghizistan. Ovviamente mi ero rotto le palle di fare asfalto e Google Maps mi consigliava una strada e io invece ho deciso di tagliare completamente la montagna. Ecco, adesso questo potrebbe essere un problema. Vediamo se quelli là hanno il posto per me. Ragazzi, questa era la situazione qua fuori. Ah! Non riuscivo a fare un metro dritto. Cazzo, cazzo. Non ho mai trovato questa yurta in mezzo alla strada, in mezzo alla strada, in mezzo alla campagna. Altrimenti l'ho rovinata. Perché dicevo, se piove non posso andare via da qua, sono bloccato, ragazzi. Non mi posso muovere da qua fin quando non si asciuga la strada. È lì. Mi si riempie subito la gomma. E diventa scivolosissimo. Chi è questa? Chi è questa bimba qua? Bye bye! Già mezz'ora che sono così, ho fatto 500 metri. La vedete questa? Questa è la porta dell'inferno. 24 ore di strada di merda. Sei stata la mia gioia. No, poca gioia e tanto la mia rovina per il mio compleanno. Statene alla larga. Avevo rotto il paraolio e la forcella. E questo cosa ha comportato? Il fatto che dovessi raggiungere subito Almaty. E forse il rimpianto più grande che ho di questo viaggio è non aver scoperto, esplorato il Kirghizistan come le altre nazioni che ho attraversato. Selvatico in Mongolia!
mi sono ritrovato in questa steppa infinita. Bella la vita del filibustier, che bella la vita del bucanier. Buongiorno, raggi di sole, 24 agosto 2022, il marrettone disperso in Mongolia. Allora, sto andando tecnicamente verso Ulaanbaatar, sto andando verso est, che è esattamente a sud di dove sono adesso, c'è il deserto del Gobi. Da quello che ho capito, per arrivare nel deserto, tecnicamente si arriva da Ulaanbaatar e si scende verso, si va verso sud. Il discorso è che da dove sono io adesso, arrivare a Ulaanbaatar e poi scendere sono quasi 800 km. Che forse c'è una strada che dove sono io taglia, non so, 200 km di steppa e va a finire la strada che tecnicamente è quella che porta, che parte da Ulaanbaatar. Lo scopriremo solo vivendo, no? Nico! How are you, my friend? Now's back! Norseback. Mongolia, Kazakh. You? Kazakh. Kazakh. English? No, Italian. Ah, Italia. Uh-huh. Oh. Like this? Yes. Are you crazy, man? Okay. Oh, no. Uh-huh. Ah. Okay. Il problema è che ci sono... c'è... talmente tante piste che bene o male dovrebbero portarti tutte allo stesso posto. Azza! 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 Cook. Cook. Ah. Nice. Bye bye. Fammi sognare in questo paesaggio extraterrestre. Fortunatamente con Osmand mi dava che c'era qualcosa, ma c'erano talmente tante tracce, tu devi scegliere quella che ti sembrava migliore, ma non è detto che quella che ti sembrava migliore ti portava a destinazione. L'unica cosa che potevo fare era controllare se avevo accanto a me dei pali della luce, perché almeno era l'unica indicazione che avevo per capire se stessi andando verso qualche città. Tanto c'è l'erba cipollina. Mi preoccupo di questo. Latte. Perché il latte? Where are you going? Ulaanbaatar. 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 Go. Let's go! Freddo! Che freddo! Che freddo! Vivi. Sono contento, sapete perché? Perché ho appena visto passare una Yaris di qua e quindi vuol dire che la strada è... E che è successo qui? Tutto bene? What? What?
Telephone. Vieni. Telephone. Allora ragazzi, praticamente sono a 100 km da Altaj, qui non c'è niente, è da 150 km che non c'è un villaggio, non c'è niente. Strada da prendere, intanto ho montato 1000 antenne e devo raggiungere quel punto lì dove credo ci sia un villaggio, perché devo mettere benzina, che sono con 100 km di autonomia. È nel villaggio quello di Noen, praticamente secondo me parlavano un dialetto mongolo, perché il Google traduttore mi traduceva delle cose assurde, tipo il tipo della benzina è stato ucciso da un'arma da fuoco. Adesso non so come interpretarla, però me ne sono andato. Pensavo che quello là fosse un essere umano, fosse una persona pronta ad aiutarmi, invece è un cavallo. Messo non proprio benissimo. You okay? This. Più. Ma cazzo, si raggiunge sto posto? Ma vaffanculo, va. Quasi battuta, diventa tutto sabbia. Vai K, vai K, vai K. Ti prego, esci da qua. Vai, 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 vai. Ti prego. Non ce la faccio più. Cazzo. Stanco morto. Vai, vai, prego, esci, 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 esci. Ah, ah. Che cazzo dura. Cazzo, ho fatto arrivare fin qua.
trovo nessuno. Ho sempre dimostrato di non sapere fare un cazzo. Oh, che bello, vado in vacanza, un giro in moto, ma qua non è così. Qua sei solo come un cane, non parli con nessuno, nessuno capisce, nessuno ti ascolta. E devo affrontare subito, altrimenti sto male. Se volevate vedere il barrettone piangere, ci siete riusciti, brutti bastardi. Mi mancano ancora 50 chilometri di sta strada di merda. Basta, Federico. E torna a casa. Torna almeno dove sei un po' più tranquillo. No, questa è stata tosta. Questa è stata veramente tosta. Il pezzo con la sabbia, poi... Mamma mia, una paura matta. Mancano 25 chilometri di questa strada. E ce la devo fare. Non posso mica rimanere qua. Ho tenuto pure finito l'acqua. Sì, sono tornato indietro. Scusatemi. Ho fatto la spesa perché mi sono reso conto che è da 48 ore che non mangio. Scusate per questa voce, scusate per la stanchezza, adesso dormo, vediamo domani che giornata sarà. Ciao ragazzi, allora, oggi è domenica 28 agosto, sono a Balajandilaj, un villaggio qui sul deserto del Gobi, Mongolia, non so che dire. C'è chi viaggia per scoprire, c'è chi viaggia per puro piacere personale, c'è chi viaggia per scappare da qualcosa. Una cosa è certa, che viaggiare mi piace perché mi mette in relazione a mondi diversi, dinamiche diverse. Ma non posso trascurare il fatto che stia viaggiando anche per scappare da qualcosa. Non so se sto scappando per, non so, perché ho paura di quello che mi aspetta tornato in Italia, perché ho paura di essere più normale di quello che mi sento. Se sei in procinto di affrontare un viaggio del genere, devi mettere da parte tutti i preconcetti che hai nei confronti anche non solo di cultura diversa, ma anche di religione, modi di fare. E giustamente mia madre, come vi ho detto, era stra preoccupata delle persone che avrei incontrato. Però le stesse persone che oggettivamente non avevano nulla, mi hanno arricchito sotto il profilo umano in una maniera incredibile, perché erano proprio persone genuine, persone che facevano del bene senza volere nulla in cambio. Erano le stesse persone che avrebbero fatto di tutto pur di aiutarti, pur di metterti, come dire, in una situazione di vantaggio, tralasciando anche
togliendo del tempo, non lo so, ai loro figli, al loro lavoro. Ma cioè, una cosa che ho capito è che loro lo facevano proprio col cuore. Cioè, loro, secondo me, volevano anche che tornando a casa dicessi: io sono stato in questi posti, sono stato in Iran, sono stato in Kirghizistan, sono stato in Tagikistan e mi hanno trattato da figlio, ecco. Ed è una cosa che secondo me non succede, spesso non succede quasi mai. Ma sono stato veramente fortunato perché in una situazione del genere, Covid, guerra, ero da solo in mezzo per il mondo e vedere tutte queste persone che, come dire, si sbattevano, che facevano di tutto per dimostrarmi vicinanza, affetto, ma in certi momenti anche un po' di compassione, però mi ha fatto sentire parte integrante di un qualcosa che io prima di partire non ritenevo assolutamente mio. Mamma mia, che sono magro! Come magro? Adagio, ma... Ah, Graziella! Come sei? Come sono? Non lo so, tu lo devi dire. Bellissimo! Bello? Bello! Ma da quanto tempo è che non ti fai... Che non mi lavo? Che non ti fai vedere? Ti prendi? No, dimmi questa cosa, perché... No, perché tutte le volte quando ci sentivamo bene di questo. Che buono questo! Pesche, mele, uva... E poi quando torno non viaggio del genere. Pera, banana... Tutto! Qualcosa pure noi. È ancora più buono, capito? Cosa hai preparato da mangiare? Allora, nel forno con... Vedi, la leggerezza. Nel forno con melanzane, mozzarella, salsa, parmigiano, melanzane ho detto. E poi? Poi hamburger di scottone con un'insalata verde. Poi insalata. Poi la frutta. Per rimanere leggeri dopo. E indovina poi. Vabbè, lo sai, no? Il dolce che ho preparato qual è? Tiramisù. Tiramisù. Povertà. Botta di grazia. Domani... La botta di mamma grazia. Domani invece ho in programma un cuscus di pesce. Mamma, sai cosa mi devi fare? Se domani, solo se ci sono più di 33 gradi, devi fare la pasta col pesce. Ci voglio muore.